ecco qui. Allora, intanto diciamo subito Ledian Memushai. Va bene, dai. Questa è la pronuncia esatta, cioè noi abbiamo sempre sbagliato. È uguale. Tu non ti offendi, però Ledian Memushai. È 20 anni che mi chiamano in tutte le maniere, quindi non me la prendo su questo. Senti, comunque complimenti perché è arrivato quel... Intanto è tuo tutto quanto, il gol, oppure c'è stata una deviazione? Com'è? Ma io l'ho presa di testa, poi penso che magari l'ha deviata anche qualcuno, però l'ho colpita di testa, quindi la palla, ho visto che è andata dentro, quindi... Nono gol per quanto ti riguarda, la svolta abbiamo già detto con l'allenatore, soprattutto nell'intervallo c'è stata, immaginiamo. Ma oggi era una partita particolare perché già da riscaldamento si sentiva una partita non come le altre, era una partita diversa perché era una partita celebrativa, quindi c'era un po' di emozione. Infatti magari si è visto un po' in campo, però tanto merito va anche al Brescia che il primo tempo non ci ha permesso di giocare, ci aggrediva sempre e ci ha dato pochi spazi. Poi il secondo tempo, forse col cambio di modulo, forse perché siamo entrati diversamente in campo e un po' perché forse sono calati loro, siamo usciti alla grande. Evian, tutti i gol sono importanti, però il gol di oggi è ancora più importante secondo noi, segnato in una partita in cui si festeggiavano gli 80 anni del Pescara. E poi, parlando proprio della sfida col Brescia, aver pareggiato all'inizio del secondo tempo è stato importante. Sì, quello ci ha dato una spinta perché pareggiarla subito, poi avevamo ancora 45 minuti per cercarla di vincere. Sicuramente oggi è un gol importantissimo, forse uno dei più importanti nella mia carriera, quindi e sono molto contento, anche perché ripeto, era una partita molto speciale oggi e ci tenevamo a fare bene e ci siamo riusciti alla fine. I tifosi vi hanno dato una grande mano come sempre? Sicuramente ce l'hanno data, ce la devono dare la prossima e sempre, perché questa squadra qua merita veramente tanto, l'ha dimostrato tutto il campionato e non a caso si fanno strisce di vittorie, di 7 vittorie, ora 5, quindi veramente questa squadra secondo me merita veramente tantissimo. Senti, economia del risultato, quanto è stato importante passare al 4-2-3-1 con due star in offensivi e poi Pasquato alle spalle di Lapadula nel secondo tempo? C'è stato più importante questo cambiamento o più il cambiamento a livello di testa, di aggressività, di determinazione? Ma ripeto, un po' è stato il modulo perché ci permetteva di giocare molto sugli esterni dove il primo tempo abbiamo sofferto. Un po' è stato anche il fatto di tirar fuori il cuore e cercarla di vincere, quindi sono state tante componenti che ci hanno permesso di vincere questa partita. Senti, ma tu proprio per i playoff non è che possiamo parlare con qualcuno della federazione? No? Te lo dico quando escono le convocazioni, ora come ora non ne so niente neanch'io. Vabbè, se tu dovessi essere convocato, ma lo sappiamo che sei convocato, tra l'altro nell'ultima partita amichevole, fascia di capitano per la prima volta e ti facciamo ancora i complimenti, cosa potrebbe succedere? Cioè potresti anche essere a disposizione per una o due partite? No? Non lo so, ti dico la verità, non so niente, anche perché non ho parlato con nessuno di là e quindi ti dico la verità, non ne ho idea proprio. Però tu cercherai in tutti i modi insomma di fare tutte e due. Cioè, sicuramente, sì. Fosse per me farei tutte e due, non è un problema, anzi, magari. Quindi vediamo, ora è ancora presto, ora abbiamo un obiettivo di arrivare terzi, però abbiamo il primo obiettivo ora con l'Entella, che è una partita difficilissima.